ricambi merola paolo 75 anni di storia di competenza e professionalità dalla sede storica di Corso Trieste ci siamo trasferiti nel 2001 nella frazione di San Clemente di Caserta. L'autoricambi Merola Paolo vi propone le migliori marche per un'affidabile manutenzione della vostra auto. Vi offriamo assistenza e riparazione completa mediante le migliori officine meccaniche e elettriche di carrozzeria. Ritiro e riconsegna della vostra auto gratuita e garantita al 100%. Siamo presenti sul mercato elettronico e gestiamo le forniture per piattaforme e denti. Autoricambi Merola Paolo, vi aspettiamo a San Clemente di Caserta di fronte alla Cava Moccia. Centro Carni La Scottona, produzione e vendita di carne dei migliori allevamenti italiani. La selezione e la scelta dei capi di allevamento nazionali è curata direttamente dal titolare Salvatore Acconcia, collaudatore e classificatore di bovini. Qualità e genuinità al Centro Carni la Scottona. Il Centro Carni la Scottona è attivo nel Casertano dal 1941 e vanta tre generazioni di maestri macellai. Professionalità, affidabilità, competenza, caratteristiche del Centro Carni la Scottona, una lunga storia di qualità. Pizzeria La Loggetta. Ti accogliamo in un ambiente raffinato e moderno, con un'atmosfera ospitale e uno staff qualificato. Le nostre pizze creative e originali sono preparate nel tipico forno a legna, nel rispetto della tradizione, ma senza rinunciare all'innovazione. Assicuriamo alla nostra clientela la freschezza di tutti gli ingredienti. Le nostre pietanze sono pronte a stupirvi con la loro genuinità ed eleganza. Per i clienti casertani ci sarà prossimamente una gradita sorpresa. La logetta. grazie per averci preferito. Buonasera amici di Teleprima e benvenuti a Zona Rosso Blu, domenica amara, molto amara per i Rosso -blu. vincono tutte le prime della classifica, ad eccezione fatta eh, per la Casertana, ahimè, che cade a Matera, quarta sconfitta in campionato ed è costretta a cedere lo scelto del comando al Foggia. Dove è finita? La Casertana, perché la Casertana ha subito questo cambiamento in negativo di questo e della gara e di come è andata la giornata di campionato. Ne parleremo qui in studio con i nostri ospiti. Io per adesso vi presento la nostra Alessia Bartiromo. Ciao Raffaele, buonasera a tutti e ben ritrovati. Allora, come sempre, i nostri ospiti eh, c'è l'editore di Sport Casertano Armando Serpe. Buonasera a tutti. E c'è il nostro amico Pasquale Gallo di Tuttocasertana.it Buonasera noi come sempre iniziamo leggendo i risultati della classifica della ventunesima giornata di Lega Pro Girone C come da schermata Benevento Fine 2-0, Catanzaro Acragas 0-1, Cosenza Messina 3-1, Ischia Catania 2-0, Lecce Martina Franca 3-0, Matera Casertana 2-1 Melfi Foggia 0-1 Monopoli Lupa Casselli Romani 2-0 Paganese juve Sabbia 4-3. Leggiamo anche la classifica da schermata che vede in testa il Foggia con 40 punti, seguono Casertana e Benevento a 39 punti, a 38 punti il Lecce, 37 punti per il Cosenza, 32 punti per il Matera, 29 punti il Messina, 28 punti per la Paganese, 25 punti per la Fidelisandria, 24 punti il Catanzaro, a 23 punti Catania, Monopoli e Juve Stabia, l'Acragassa a 22 punti, Ischia a 20 punti, Melfi 19, Martina Franca 12 punti chiude la lupa Castelli Romani a 8 punti allora tuffiamoci subito nell'argomento uh, della giornata ormai eh, questa sconfitta ha fatto troppo male Armando sembra una casertana smarrita diversa da quella di qualche settimana fa qualche mese fa per dirla tutta era una casertana uh, brillante era una casertana che faceva risultato Casertana in testa per ben 19 giornate sembra che in un mese tutto sia smarrito quasi il campionato è ancora lungo per carità non ci sono sentenze però qualche cosa è cambiato in Casa Rosso Blu ma io non vorrei fare il catastrofico però in questo 2016 sembra che la Casertana sia tornata sulla terra, è finita la magia che aveva accompagnato il Rosso Blu nel 2015 in quei fantastici Quattro mesi in cui eh, la formazione di Romaniella aveva perso eh, male a Foggia e ad Andria, ma era caduto in piedi col Cosenza, poi il resto solo vittorie e pareggi e tutte, eh, eh, tutte grandi prestazioni. Purtroppo qualcosa non va, qualcosa credo che, mh, poi la inizieremo dopo il discorso ecco, di, di mercato, però questa casertana, sia la, con i giocatori sia ecco la, la dirigenza che eh, i, i staff tecnico devono farsi un esame di coscienza perché non è possibile dilapidare tutti questi punti e non è possibile non giocare più e eh, offrire prestazioni mh, ma proprio brutte 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 per non usare altri termini poi qui bisogna fare una distinzione tra giornalisti, tifosi addetti lavori, addetti stampa e segretari perché se dobbiamo fare eh, tutti quanti il, il lavoro che fanno gli addetti stampa e i segretari, allora imbavagliateci e andiamo avanti. Se invece dobbiamo fare il lavoro dei giornalisti, dobbiamo dire le cose come stanno. Se invece dobbiamo fare i tifosi, noi, se la Casertana va bene, eh, noi ovviamente può farci solo che piacere, però eh, dobbiamo mantenere sempre un, uh, um, come dire, un equilibrio dal punto di vista uh, del, dell'informazione. Noi i tifosi non lo facciamo, però non facciamo neppure gli addetti stampa. Quindi dobbiamo dire le cose come vanno. Io ho letto dei commenti, eh, delle analisi più che commenti, molto, molto forti sulle varie testate casertane, testate vere. E parlo, non parlo solo dei, dei siti che rappresento, non parlo del eh, cartaceo con cui collaboro. Eh, anche adesso, ad esempio, su Caserta Prima Pagina ho letto un'analisi molto forte, nuda e cruda. E allora, per queste persone che continuano a seguire la squadra, 200, 300, 400. Adesso bisogna cambiare marcia perché se la marcia non verrà cambiata da questa settimana, e quindi io da tifoso, da giornalista, da detto ai lavori e da casertano, innanzitutto, io non è che mi aspetto. Io pretendo 9 punti in 3 partite, compresa la vittoria a Catania. Se questa squadra non riuscirà a fare 9 punti in 3 partite, tenendo anche conto delle altre squadre, che certo non è che mh, giocheranno con l'ultima in classifica, quindi avranno un uh, um, cammino. Sicuramente non facile se la casertana non farà 9 punti. Parere personale, io credo che sarà molto difficile, molto complicato andare a vincere questo campionato. Poi ne faremo 6, ne faremo 7, lo vinciamo lo stesso. Significa che siamo stati bravi. Pasquale, a tuo parere, cosa è successo a Matera? E, parliamo della partita uh, di domenica, anche se come dicevamo è da qualche tempo che la casertana non è più la stessa, eppure a Matera. La Casettana era passata in vantaggio, un meraviglioso gol di Mancosu sembrava aver spianato no? uh, la strada per la vittoria alla Casettana. Poi invece c'è stato questo 1-2 tra uh, fine primo tempo e inizio del secondo tempo, la Casettana si è vista pochissimo, eh, ha impensierito quasi mai il portiere, insomma una sconfitta che, che ci sta insomma, meritata, se vogliamo, per quello che la Casettana ha dimostrato, o meglio, non ha dimostrato sul rettangolo di gioco. Sì, ma come diceva pure Armando, eh, l'ultima gara come le ultime 4-5 non, non si vede più il, il gioco spumeggiante che Romaniello ci aveva abituato a vedere. È cambiato tanto dal punto di vista de, degli undici dopo, dopo questo mercato invernale. Eh, doveva essere il cambio di marcia della, della Casertana per cercare di fare di più, invece pare che si stia facendo di meno. Uh, io non ti so dire se c'è un problema tec tec tecnico-tattico, se c'è un problema fisico, io non credo che ci sia un problema fisico perché gli allenamenti li vediamo sempre, i giocatori, uh, i, almeno da, dal nostro punto di vista, come dice Armando, dal punto di vista dei giornalisti, spesso ci sono anche tanti tifosi e anche dal, dal punto di vista dei tifosi i giocatori stanno bene. Non ti so dire se sono delle scelte sbagliate, se qualcuno sta consigliando il, il tecnico in maniera sbagliata, si, si cerca di, di far rifiatare qualcuno, però non è più la casertana che eh, abbiamo visto noi per i, quattro, i primi 4-5 mesi. Eh, una, una rosa importante, perché comunque eh, anche in fase di mercato sono arrivati i calciatori eh, di prima fascia, però. Dobbiamo comunque dire che siamo ancora lì, siamo a un punto da foggia, io dico sempre che siamo un punto sopra perché credo che eh, col giudice sportivo arriveranno questi punti eh, della famosa partita con il Lecce, però si deve cambiare rotta, ci vuole un po' di umiltà, un bagno di umiltà da parte di tutti i giocatori e anche da parte della società. Bisogna incominciare a fare risultato. Anche perché Armando le inseguitrici comunque non mollano nonostante fino a prima di questa giornata la Casertana aveva avuto tantissime occasioni per l'allungo ma sfruttate. Sì, perché poi alla fine sono degli errori che alla lunga li paghi perché se sei stato fortunato all'inizio campionato di questo giro di ritorno con i pareggi con il Catanzaro, con la Paganese, e Foggia le altre, anche il Lecce, non, non vincevano però avevi 7-8 punti di vantaggio sul Benevento e li ha persi. Benevento ti ha, ti, ha, ti ha preso. Hai fatto un rincorso al Cosenza che di fatto non è mai uscito, però non aveva un rendimento anche esterno importante. Invece ha iniziato a fare punti anche fuori casa. Adesso avrà il derby in questo turno domenica col Catanzaro quindi importante, però è una squadra lanciatissima. C'è il Lecce: cioè nel giro di, di, di tre punti ci sono quattro squadre e può succedere di tutto. Certo certo a settembre se ci avessero detto. Maizio Gini di Ritorno, stai lì, te la stai giocando, non ci avremmo creduto, però se tu fai una rivoluzione tattica eh, che non c'è, perché questa rivoluzione tattica nonostante fossero arrivati tutti questi giocatori non c'è stata, perché continuiamo a vedere questo 3-5-2 che ha dato i risultati che ha dato, però a questo punto credo che possiamo anche... Chiedere di eh, vedere qualcosa di diverso perché veramente, io la domenica eh, me lo posso permettere di dire. La Casertana è stata veramente pietosa, non ha giocato ma dal primo minuto, cioè il centrocampo inesistente è stato sfortunato con l'uscita dal campo di Marano per la botta alla costola che, tra l'altro, si, si è rotta. Questa costola che dovrà star fermo qualche, qualche settimana. Ehm, problemi su problemi. Anche l'infortunio di Capodaglio è andato a condizionare, però. Eh, per esempio, se vogliamo analizzare la partita, eh, onestamente il centrocampo era, era un centrocampo finto, uh, Alfa Gemme non era proprio in partita, Jefferson e De Angelis uh, due fantasmi, ma per bravura del, del, del Matera che ha fatto una partita tatticamente ineccepibile, ma anche per demeriti della Casertana che pronti via uh, hanno iniziato un pressing uh, altissimo, quelli del Matera, perché a, a, avevano una concentrazione... Estrema, e la Casertana non è riuscita a ribattere colpo sul colpo, cosa che in passato invece era riuscita a fare. Anche perché poi Armando, paradossalmente, il gol della Casertana è arrivato quasi nel miglior momento del mattino. Esatto, esatto. È proprio questo: una ripartenza di Mancosu. Che a palla al piede gli hanno fatto fare 50 metri. Lui col destro è andato a mirare all'angolino. Bifulco. Che non è certo, l'ultimo arrivato, non, non ci è arrivato. La partita lì la poteva cambiare perché 1-0 e lì potevi un attimino ehm, sperare di chiudere il primo tempo 1-0 e forse avremmo visto un secondo tempo diverso. Poi Potenza è entrato in contatto con Casoli, con, con il rigore forse c'era, non c'era, eravamo abbastanza distanti dalla, dalla postazione. E poi è arrivato quel gol di Tommy, anche lì responsabilità onestamente si parlava di una deviazione di, di, della barriera in effetti il movimento che fa Granianiello è un po' strano perché Granianiello sembra poter intercettare la palla poi parte con un attimo di ritardo mm, lo vorrei rivedere questo, anche questo episodio perché sinceramente eh, anche lì ci sono tante perplessità ma al di là dei gol subiti è proprio l'atteggiamento che non, non, non ci è piaciuto e credo non sia piaciuto neanche ai tifosi Pasquale Parliamo un po' della formazione che Romanella ha schierato. Eh, abbiamo tanto criticato eh, la difesa degli ultimi tempi, no? che ha preso sin troppo gol, però ecco, eh, si cambiano gli interpreti, ma il risultato insomma, rimane lo stesso, perché erano fuori eh, Rainone e, e Tito, dentro Potenza e Pezzella si continuano a prendere gol. Tra l'altro poi, come diceva Armando, a centrocampo c'è stato questo infortunio di Marano e l'ingresso di Matute che... Insomma, nelle ultime gare è un fantasma, di certo non aiutate. Un po' poi ha sorpreso l'inserimento dal primo di, di Alfageme, no? ha schierato quasi un tridente. Non lo so se Romaniello abbia voluto dare un segnale al materno no? nel dire, guardate, io sto qui non per tenermi un pari o per proteggermi, magari facendolo con Mangiacasale, no? invece schierando Alfageme magari ha spostato... Un po' più avanti il baricentro della, della squadra, però non, non dà risultati, non dà frutti. Eh, belle domande. Uh, come diceva Armando, è importante il rispetto dei ruoli. Uh, Romanillo è un tecnico emergente, un ottimo allenatore. Se ha fatto dei, questi, questi cambi e queste cose, un motivo ci sarà. Però purtroppo c'è la sconfitta. Mm, noi eh, come redazione della Casertana, eh, già avevamo parlato settimana scorsa, era la trasferta era un po' insidiosa. Infatti, con Armando avevamo parlato pure della la solita battuta che si fa prima di una partita. Firmeresti per un pareggio? Noi firmavamo perché la trasferta di Matera è sempre una trasferta molto ostica. Però eh, tornando al discorso della, della difesa, mm, non voglio dire una percentuale, però eh, l'assenza di Capodaglio lì in mezzo eh, vale tanto. Eh, al di là di, delle, delle sostituzioni che si fanno con eh, i difensori, perché Pezzella, Tito vanno bene, ci sono altri centrali, non è quello discorso. Eh, io credo che il problema è un problema proprio di centrocampo, di filtro, perché all'inizio eh, eh, della stagione c'era il, il grande Rebus Capodaglio-Rajicic. Loro erano i due playmaker davanti alla difesa, giocavano loro, c'era il centrocampista poi di rottura, non c'erano grosse scelte, si faceva quel tipo di gioco. Ora invece con Raicic che non c'è più, Capodaglio che è infortunato e l'assenza si, si vede tantissimo. Io credo che c'è un problema proprio di filtro a centrocampo perché arrivano diversi palloni, la difesa è messa un po' alle strette. Cambi, cambi di interpreti, però le problematiche credo che restano. In parte è vero ciò che dici, perché Capodaglio manca da qualche settimana, non da mesi. La Casertana continua a prendere gol da mesi. Però ecco, è vero che l'assenza di Capodaglio, di un uomo come Capodaglio, è pesantissima, è rilevante, molto. Per il gioco che vuole fare Romaniello, cioè la Casertana, per come vuole giocare Romaniello, ha bisogno di un organizzatore di gioco, del Perciò... fulcro, e in mancanza la Casertana non gioca. Perciò si era parlato in mancanza proprio di, di Capodaglio di, o di un modulo diverso, quindi con pure una difesa un po' più coperta, oppure di, eh, parlavi lo stesso di Alfageme, di, di una squadra un po' diversa, una squadra che eh, non, non possa attaccare subito dal primo minuto, però che è una squadra che può andare a Matera, difendersi inizialmente e poi ripartire, Perché comunque il Matera è una squadra che voleva fare assolutamente risultato, al di là degli obiettivi stagionali. Armando, a tuo parere, perché la Casertana è in calo? Forse perché sta subendo un po' troppo la pressione eh, di prima della classe? Questa pressione che sta minando le certezze di un gruppo che eh, sino a qualche mese fa non lottava per raggiungere la B. O almeno quello non era l'intento principale di inizio campionato? Fino, fino a novembre eh, nessuno pensava di poter lottare fino alla fine per eh, traguardi così ambiziosi come la promozione. Poi è chiaro che eh, man mano eh, c'è stata la consapevolezza eh, di poter eh, essere protagonisti in un campionato dove le big Benevento, Foggia, Lecce arrancavano e quindi la Casettana aveva quel, quel vantaggio. Poi, eh, diciamo Romaniella ha sorpreso tutti, è stato molto bravo con il suo 3-5-2, la maggior parte delle partite offrendo un buon calcio e vincendo anche meritatamente, evidentemente però la tecnologia di oggi riesce a fare miracoli perché ci sono squadre che imparano a memoria come giocano gli avversari e quindi io credo che adesso debba esserci quel passo avanti come eh, avevo detto in inizio trasmissione perché Romagnello deve mh, per forza di cose cambiare il modulo perché non puoi giocare con questo 3-5-2 o 3-4-1-2 insomma come, come lo volete voi eh, 4-3-1-2 eh, eh, mettendo la squadra in quel modo eh, lo stesso fatto che siano stati presi addirittura Uh, giocatori e non sostituti di Capodaglio perché Rajic è non è andato via l'ultimo giorno. Rajic è andato via una settimana e più dalla fine, del dalla fine del mercato, quindi si poteva anche intervenire andando a prendere un regista, un, un vice Capodaglio. Evidentemente l'idea della società, dello staff tecnico era, quello di non giocare, era quella di non giocare con, con questo 3-5-2, ma eventualmente fare un 3-4-3 oppure fare il 4-3-3. La casertana all'inizio Matera si è presentato con un 4-4-2, ma non era un 4-4-2, era un 4-3-1-2 perché Mancoso andava a fare il famoso fantasista dietro Jefferson e De Angelis, e poi si eh, alzavano anche gli esterni con Pezzella che andava a fare l'esterno sinistro. Quindi di fatto diventava un 3-5-2. Eh, purtroppo la casertana. O, o, diciamo, o per fortuna, poi dipende dai punti di vista, è ancora in silenzio stampa, è stata azzeccata la mossa domenica di mh, far proseguire il silenzio stampa, anche se eh, noi c'eravamo a Matera, quindi avremmo magari preferito sentire il parere di, di Romaniello però la mia poca esperienza, perché sono nel mondo del calcio da, da poco tempo, eh, mi insegna che a volte è meglio, come dire, tacere e quindi mh, evitare domande scomode, perché sicuramente... Le nostre domande non sarebbero state domande eh, di cortesia, non avremmo certo chiesto al mister o all'intervistato diciamo all del della presunta sfortuna che eh, avrebbe potuto avere la Casertana. La Casertana ha giocato male e ha perso meritatamente, quindi la Casertana continua in silenzio stampa e eh, per il momento non ci sono eh, avvisaglie eh, di, un, diciamo di, un, di una retromarcia. Uh, è un momento ripeto delicato però se le critiche che muove la stampa che muovono i tifosi uh, sono critiche costruttive come, come è intenzione da parte del sottoscritto e credo del, dell'intera uh, nostra diciamo redazione e allora hanno un senso se poi dobbiamo criticare per rompere il giocattolo allora onestamente non ci sto noi ci fermiamo un attimo ascoltiamo i nostri sponsor E professionalità dalla sede storica di Corso Trieste ci siamo trasferiti nel 2001 nella frazione di San Clemente di Caserta. L'autoricambi Merola-Paolo vi propone le migliori marche per un'affidabile manutenzione della vostra auto. Vi offriamo assistenza e riparazione completa mediante le migliori officine meccaniche, e elettriche di carrozzeria. Ritiro e riconsegna della vostra auto gratuita e garantita al 100%. Siamo presenti sul mercato elettronico e gestiamo le forniture per piattaforme e denti. Autoricambi Merola Paolo, vi aspettiamo a San Clemente di Caserta di fronte alla Cava Moccia. Centro Carni La Scottona, produzione e vendita di carne dei migliori allevamenti italiani. La selezione e la scelta dei capi di allevamento nazionali è curata direttamente dal titolare Salvatore Acconcia, collaudatore e classificatore di bovini. Qualità e genuinità al centro Carni La Scottona. Il centro Carni La Scottona è attivo nel Casertano dal 1941 e vanta tre generazioni di maestri macellai. Professionalità, affidabilità, competenza, caratteristiche del centro Carni La Scottona, una lunga storia di qualità. Pizzeria La Logetta. Ti accogliamo in un ambiente raffinato e moderno, con un'atmosfera ospitale e uno staff qualificato. Le nostre pizze creative e originali sono preparate nel tipico forno a legna, nel rispetto della tradizione, ma senza rinunciare all'innovazione. Assicuriamo alla nostra clientela la freschezza di tutti gli ingredienti. Le nostre pietanze sono pronte a stupirvi con la loro genuinità ed eleganza. Per i clienti casertani ci sarà prossimamente una gradita sorpresa. La Loggetta, grazie per averci preferito Ritorniamo a parlare di Casertana di questa domenica amara eh, vi voglio leggere un po' eh, qualche numero no? vi do qualche dato statistico rispetto alle prime quattro giornate il Benevento è più 2, il Foggio è più 3 il Lecce è più 4, la Casertana è a meno 3 il Benevento in queste quattro giornate ha recuperato ben cinque punti alla Casertana, e se non sbaglio il Foggia e il Lecce ne hanno recuperati tre. Significa che le altre sono realmente intenzionate no? ad allungare. È la Casertana che sta frenando in un momento cruciale del campionato Pasquale. Sì, abbiamo sempre detto che le squadre che, che lottavano per, per il vertice erano quelle quattro se ci inseriamo il, il Cosenza sono cinque però io penso che comunque al di là di tutto eh, c'è sempre un periodo del campionato negativo per tutte le squadre il, il, il momento di flessione c'è sempre speriamo che la casertana ci abbia solo questo, questo momento diciamo nelle ultime cinque partite non si è fatto poi malissimo e che come, come diceva Armando, si possa riprendere con qualche vittoria, quello poi con, uh, con le vittorie arriva anche l'entusiasmo e si possa riprendere la marcia. Perché poi comunque Foggia, Benevento, Lecce possono comunque loro avere a breve un, un momento di flessione. Quindi la Casertana potrebbe recuperare ancora qualche punticino di vantaggio Armando. Tu ceri a Matera con la tua redazione, c'è qualcuno che ha chiesto scusa. Dopo la prestazione della Casertana, vogliamo raccontare cosa è successo? Sì, perché nel mediato dopo gara, al triplice fischio, i giocatori sono andati a salutare i tifosi, ma i tifosi li hanno in un primo momento allontanati e hanno urlato eh, qualcosa del tipo cacciati fuori gli attributi! Perché insomma non possiamo andare avanti così. Allora, Murolo che è uno sanguigno, uno dei lottatori di questa, di questa Casertana, si è andato a prendere le responsabilità, ha avuto le palle. Io come ho scritto su Sport Casertano, di, di metterci la faccia, cosa che altri non hanno fatto. Eh, lui è andato sotto la curva e è andato a prendersi qualche insulto da parte dei tifosi, ma soprattutto è andato a, a metterci come dire, eh, la, la sua dignità, dire eh, ci dovete scusare perché veramente abbiamo fatto schifo di fatto. E, um, poi è intervenuto Pezzella ha detto ragazzi dobbiamo lottare tutti insieme perché non è successo niente, abbiamo giocato male, vi chiediamo scusa però eh, dovete, adesso ci dovete dare una mano e, e da, queste, eh, da queste ammissioni di colpa, ma d'altra parte non poteva essere altrimenti, che la Casertana deve ripartire eh, deve ripartire facendolo nel migliore dei modi Contro Juve, Stabia e Cosenza Che andrà soprattutto sabato e domenica Si andrà a incontrare una squadra Che è in grandissima crisi di risultati eh, Pareggi in casa e perde fuori E poi arriverà il Cosenza In un vero e proprio big match E poi si andrà a Catania Io ribadisco che per eh, rimanere eh, Ancora in corsa Per restare in corsa la, Per la promozione Bisogna fare i nuovi punti Al di là dei, dei due punti in più Che poi potrebbero dare Chiaramente una, una, una mano io ai 7 più 2 sarebbero più 2 e giro già li ho calcolati. Eh, no, eh, poi non lo so. Mm, io rimango della mia idea, perché se vuoi, vuoi dare anche un segnale forte alle dirette concorrenti, devi veramente cacciare gli attributi e andare a vincere a Catani. Allora, adesso vi mando io un segnale perché è una domanda alquanto provocatore. Ho Vediamo paura. un po' le vostre risposte, la Casertana. Prima di intervenire sul mercato, insomma, a chiusura del girone di andata, aveva 4 punti di vantaggio su Benevento e Lecce e 2 sul Foggia, si è intervenuto sul mercato. Sono arrivati alcuni giocatori anche importanti. No? Noi qualche mese fa insomma, nel chiacchierare, dicevamo: sì, è giusto intervenire sul mercato, ma con oculatezza, magari un quadro. No, Alessia, si può rovinare con qualche pennellata sbagliata. Quindi, quella mi preoccupa. Ecco. ecco. E, e allora, questo quadro, questo stupendo quadro che era la Casertana fino a qualche mese fa, è stata data qualche pennellata di troppo? Intervengo io? Vai Pasquale. No, al di là delle pennellate, che... allora la Casertana ha preso dei giocatori comunque di prima fascia, ha preso Matute e Jefferson dalla Serie B, quindi qualche altro giocatore. Eh... Il presidente non è che ha preso giocatori di seconda fascia o degli sconosciuti. Dobbiamo cercare di capire come rientrano poi nel progetto Casertana. Però io dico la Casertana è tornata in, in Lega Pro, nella, nella famosa C1 da due anni. Abbiamo visto il, lo scorso anno che comunque il, il girone d'andata è stato di un tipo, il ritorno è stato un altro campionato. C'è stato poi il cambio del tecnico. Uh, si parlava tanto che uh, era andato via Gregucci E poi uh, arrivo Campilongo Però cambiò ben poco Quinta posizione, quinta posizione Come dicevi tu C'erano due o tre punti di differenza con le altre Adesso stai un punto sotto O forse un punto sopra Diciamo che stiamo ancora lì Quindi credo che la lotta è ancora bella aperta mm, È cambiato poco Armando. Fino all'ultimo si, si... No, la pennellata non ha influito. No, allora riprendiamo il discorso il campionato è lunghissimo noi non stiamo dando sentenze per carità però insomma era giusto una domanda provocatoria il dire la casettana fino a qualche tu dicevi, momento che fa tu dici queste venerate in più andavano fortissimo più adesso sembra che ci sia qualche cosa che, che non, non funzioni fa. magari non c'è più quell'equilibrio anche nello spogliatoio ma io parlo per ipotesi azzardo perché ovviamente noi non viviamo lo spogliatoio però insomma qualche cosa non va, tu dici vabbè il presidente è intervenuto per comprare calciatori di primissima fascia, sono veramente d'accordo, però non serve avere il nome, spesso il sì, nome è, è fine a se stesso, ci vogliono giocatori con la voglia, con la fame ancora di vincere, di vittorie, troppi questo colori. è quello che conta. Ora Armando. abbiamo troppi colori. No, io non dico che questo quadro meraviglioso di cui parlava Raffaele adesso è diventato una cozzaia di colori, questo no perché poi sarebbe eh, ingiusto e ingrato, però io credo che eh, siano stati selezionati un po' troppi colori, nel senso che a gennaio prendi sette calciatori di cui sei big, stiamo parlando di sei big, non stiamo parlando di rincalzi, eh, dico sei perché c'è cioè Bonifazzi che comunque è un, un giovane di bellissime speranze, però resta un giovane e quindi non è, ecco, non è un big, non ha l'esperienza che, che può avere un Potenza, un, un Jefferson o lo stesso Matute. Eh, ci sono dei calciatori che non stanno assolutamente rispondendo a, a, alla chiamata della Casertana, alcuni che erano partiti benino, invece poi si stanno perdendo per strada in questo Uh, 2016 che però signori cari è già inoltrato, siamo quasi a metà febbraio, domenica sarà uh, metà febbraio quindi mh, non possiamo più nasconderci dietro alle frasi, che sono passate due o tre settimane, sono ormai trascorse domenica sarà la, la, la quinta quindi bisognerà fare molta attenzione e soprattutto capire, ripeto, tatticamente questa casertana come deve iniziare a giocare perché i giocatori che ci sono attualmente in rosa almeno quelli disponibili, danno la possibilità di cambiare, studiare alternative. Probabilmente vedremo qualche cosa già giovedì nell'amichevole con col Piedimonte per l'inaugurazione a Piedimonte Matese del, del nuovo manto erboso e eh, mi auguro che la Casertana possa cambiare marcia, anche perché ha gli uomini per farlo. Bene, noi ci fermiamo ancora un attimo, qualche minuto di pubblicità. Eccoci qui tornati a Zona Rosso Blu, stavamo analizzando la sconfitta della Casertana a Matera, questo momento in salita per i Falchetti, Armando, tra mercato e varie è arrivato il momento appunto di fare quadrato, di rimboccarsi le maniche, anche perché domenica ci sarà una partita molto importante, il derby con la Juve-Sabbia, proprio oggi un appello della società che ha abbassato ancora di più il prezzo dei biglietti per avere i tifosi sempre in maniera veramente importante vicino alla squadra. Sì, è stata un'ennesima prova della, della società nei confronti di un gesto forte, importante dei, della società nei confronti dei tifosi per cercare di riempire davvero il... Il Pinto, perché domenica c'è bisogno dell'aiuto dell di tutti. Eh, non c'è il Napoli, eh, la partita si giocherà alle ore 15, quindi non, un orario, non ci sono scuse. Si può tranquillamente andare a, a vedere anche la Reggio caserta più tardi contro Bologna alle, alle 18, perché la partita finisce alle 17, quindi si ha un'ora abbondante per raggiungere il Palamaggio. Quindi davvero non ci sono scuse. Cinque San Valentino euro. però. San Valentino, ma eh, San Valentino è stato... A parte che San Valentino non devi uscire alle tre pomeriggio. No, poi possono venire con le loro proprietà. Che... Per chi è fidanzato e chi è sposato, un po' sono Esatto, sbagliamo questi miti. Eh, con le famiglie no. e no. no. con, no. con, con le fidanzate, perché sono stati applicati dei prezzi davvero irrisori per riempire il pinto. È un momento di difficoltà, perché non, non dobbiamo certo illudere le persone dicendo che va tutto bene. È un momento di difficoltà, la società sta chiedendo una mano. E eh, sia eh, i tifosi che i giornalisti devono fare la, eh, la propria parte. Noi stiamo cercando di far capire agli eh, amici da casa che devono stare eh, intorno a questa, a questa società, a questa squadra, perché ci si sta giocando qualcosa di importante. Non sappiamo se perderemo poi questo treno, ne avremo la possibilità l'anno prossimo di giocarci un'altra chance. Ce la stiamo giocando adesso ed è giusto concentrarsi sul, sul presente, quindi. Ehm, Andiamo avanti come dire, con grande fiducia, dando fiducia a questo, a questo gruppo, allo staff tecnico che per la, come diceva Raffaele per 19 giornate, 18 giornate è stato in vetta sì. alla classifica solo. Quindi eh, veramente è stato fatto un qualcosa di, di straordinario. Adesso non deve essere una partita perché poi su, su Facebook si leggono anche alcuni commenti disfattisti, no? È vero, è stata una brutta partita. L'abbiamo detto fino a 5 minuti fa che è stata una pessima casertana. Però andiamo avanti, portiamo pagina, cambiamo ehm, pagina soprattutto e proviamo a, ehm, a fare qualcosa di, di, di nuovo. Perché poi è chiaro, se non si vince diventa tutto più, più difficile. Uniti si vince? È? È, il momento, eh, esatto. è giunto è il momento di fare il quadrato. Ovviamente, noi parliamo. Oh, perché insomma, raccontiamo ciò che vediamo, insomma, siamo preposti a ciò, per cui eh, se ci sono critiche è perché in un certo senso c'è cioè pure chi le merita, no? non, non, come diceva Armando non siamo disfattisti, quando c'è la critica uno è giusto che, eh, che la dia, come quando c'è da premiare qualcuno. È il momento di stare uniti perché nulla è compromesso, perché come ricordava Pasquale... Se in settimana o fra dieci giorni dovessero arrivare i due punti, quindi la vittoria a tavolino uh, nella gara quello con Lecce, dice. la Casertana sarebbe di nuovo in testa alla classifica, quindi nulla è compromesso. Però ci ha preoccupato un po' questa involuzione del gioco della Casertana, giusto? Proprio questo sì, è solo, il punto. È quello. proprio questo. Cioè, la, la, tu puoi perdere, però puoi perdere in un certo modo, non come perso con Mater. Con, la, con col Foggia, lasciamo perdere perché sta proprio una parentesi. Per fortuna quella casertana così brutta non l'abbiamo vista. Però quella di Matera e quella di Andria, diciamo che si, si, si avvicinavano a, quelli, a quelle di Foggia perché su quattro partite, una l'hai persa per, perché gestivi male, E le altre le perse, perse male. Quindi si, si contesta questo, non la sconfitta, ma il modo in cui, in cui è arrivata. Ragazzi, una mia curiosità: mangia casale. Era in panchina perché non al meglio o è stata decisamente una, una scelta tecnica di Romaniello? Eh, per quello che sappiamo noi è stata una scelta tecnica e non ci è stato comunicato nulla dall'ufficio stampa della Casertana. Ha scelto il Mister, evidentemente mh, pensava che in quel momento Alfageme fosse pronto per, per giocare titolare in quella posizione, perché Gemme può giocare titolare in tutte le categorie, però forse come esterno, come quinto di centrocampo. So, non lo so. Abbiamo di meglio? No, ma abbiamo di meglio anche perché Alfageme non è uno che, che va a difendere e va a ripartire. Ci ha provato, ma non è nelle sue corde. È uno più votato all'attacco. Ma è nervoso scorso, sin da subito. Sì, nervoso perché non riusciva a fare quello che sempre esatto. poteva fare perché Alfageme l'abbiamo visto giocare nel 3-5-2 a destra come, eh, diciamo come esterno destro in coppia con Negro. Lo sempre ricordiamo col Catania. E... Alfagema ha giocato da, da, da esterno, ha giocato anche da, da esterno sinistro a Benevento, ma nel 4-4-2, non nel 3-5-2, che è un altro schema. Ricordiamo che Mangiacasale l'ultima partita in casa ha salvato più palle all'università. Esatto, che, esatto. Che, quindi che perciò è stata una scelta tecnica a meno che nel riscaldamento Mangiacasale, ma no perché Mangiacasale di fatto il riscaldamento non l'ha fatto, quindi è stata già una scelta, diciamo... Operata dal Mister perché in quel momento vedeva così lo stesso inserimento di potenza. È stata una scelta obbligata perché ehm, Rainone non, non era convocabile, aveva un problema e quindi Ida è andata a fare il terzino destro. Eh, Pezzella diciamo, è stata una scelta del, 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 la del ro, Mister. La, I la giocatori rosa ci è ampia. La rosa è ampia. Però io mi chiedo, scusate, io mi, chiedo, mi chiedo come mai Tito, che è stato uno dei migliori no? sino ad ora. E, tra l'altro è stato molto richiesto sul mercato. Non lo so, a un momento. Beh, dopo 17 partite al gioco non va perché, insomma, anche perché oltre a Pezzella è stato preso pure le sommi che sì. è un altro esterno, cioè, a volte un po'. Ma perché non c'è fiducia in, in Tito? Perché non, non riesce a reggere ah, un, pe... un intero campionato? Pezzella, probabilmente... comunque, è un giocatore d'esperienza, un giocatore che ha vinto tantissimi campionati, quindi ha bisogno, merita anche lui lo spazio. Forse Tito deve, deve un, po re, un po' respirare dopo aver tirato la carretta, per, come diceva Armando, per tutte queste partite. Insomma, è un giocatore che è arrivato da poco. Stanno forse ancora valutando uh, la condizione perché a Benevento non ha non giocato Non giocava proprio, non pochissimo. Quindi a breve ripartirà la casa Ma con i breve. nuovi acquisti, forse come ricordava pure Armando, no? forse sarebbe il caso di provare anche un modulo diverso. Dal 3-5-2, perché alcuni di loro con ogni probabilità non sono idonei. Io spero che uh, a breve uh, si vinca qualche partita in più e possa venire Romaniello qui in trasmissione da noi. Sappiamo che il mister uh, lo stiamo corteggiando lo stiamo da corteggiando, tempo, quindi verrà. Quindi possiamo farci un po' le domande tecniche perché credo che è l'unico che ci, ci possa rispondere. Armando, ne possiamo dare qualche nostra che... valutazione. Anche Dicevo, non, 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 non tutti i nuovi no? sono idoni per essere inseriti in un 3-5-2. No? Nel 3-5-2 volte... Giannone non può proprio eh. giocare. Domenica l'abbiamo visto, il ragazzo ha preso il posto di Alfageme ma non può giocare. Lui eh, può giocare nel 4-3-3, lo disse in serie di presentazioni, io posso fare anche l'esterno destro partendo da destra. E... Sì, perché poi calcio, ci sì, sì, la calcio sì, si sì, sì. Però non nel 352. Quindi ripeto, io credo che in questo momento eh, Romanieri e il suo staff siano già al lavoro eh, per capire come mettere eh, in, in campo la, la casertana del, del domani. Perché veramente poi, se continuiamo a perdere punti, la vedo difficile mantenere il passo di Foggia e, e le altre. Perché poi, come abbiamo visto, eh, Foggia, Benevento e Lecce non sono squadre che. Che, che mollano, credo, credo e spero di non sbagliarmi. Che alla fine il Cosenza verrà tagliato fuori. alla fine, mi, mi riferisco a 3-4 gare. Il Cosenza verrà tagliato fuori da, da, dalla lotta uh, per, la, um, per la promozione, anche se mai come quest'anno il campionato è C molto equilibrato, perché 4 squadre in tre punti non si vedeva. Da questa siamo tanto. ben 5 squadre in tre punti a differenza 4. degli altri due gironi, dove la Spal ha punti già, già andata, sul sì. Pisa, e il cittadella. Se non sbaglio, è più 7 sulla sede. Però c'è anche da dire che quei gironi io ho visto i gironi di B ho fatto un paio di volte per sport Non voglio offendere i giocatori che ci giocano, ma è un po' da, da comiche, veramente fa ridere C2, Sì, C2, veramente la Casertana in, in quel girone avere, forse ecco, tipo, tipo spalla, tranquillamente, che avrebbe potuto. Se l'ha giocato con la spalla. Probabilmente la spalla con, con, la, con questa casertana non avrebbe 9 punti di vantaggio. Uh, assolutamente, probabilmente stavano lì con due o tre punti di differenza però siamo in questo e ci dobbiamo concentrare su questo Armando, scusami se per Castellammare uh, tu che senti molto i colleghi, gli amici di Castellammare c'è una questione anche tecnica? Ma lì è una situazione un po', un po particolare perché addirittura c'è stato qualcuno che ha chiesto la testa di Zavettieri e questa è una, un po' una notizia perché Uh, Zavettieri era già sub subentrato a Ciullo e. che aveva saputo di un ritorno di Ciullo in settimana? Eh, esatto, al momento, diciamo a tutt'oggi, poco prima di andare in onda, non c'è stato alcun avvicendamento tecnico. Se ci dovesse essere entro domani, perché poi non avrebbe più senso mettere un allenatore il giovedì e la domenica che va in banchina sarebbe una disdetta incredibile per Zavettieri perché Zavettieri è uno che eh, ha, ha provato a dare una propria identità alla Juve Stabia ma poi sono state fatte delle scelte anche in serie di mercato un poco particolari, Zavettieri che tornerebbe domenica da ex col dente non avvelenato, di con due denti avvelenati anche nell'ultima intervista che ci rilasciò veramente fuoco e fiamme sulla, sulla Casertana perché fu trattato come fu trattato insomma lui e, e i suoi collaboratori però queste sono altre vicende eh, credo che il usab e casertana arrivano in un momento molto particolare e delicato perché la usab se dovesse perdere si inguaia già, lo, già è inguaia così perché la classifica lo dice ma un'altra sconfitta eh, veramente farebbe crollare le, le vespe verso la zona pericolo quindi dobbiamo attenderci una squadra molto, molto molto anche perché poi a Pagani ha sbagliato due rigore, altrimenti quella partita sì. non l'avrebbe persa. Quindi. Ecco, vogliamo leggere anche il prossimo turno, così lo analizziamo al meglio con i nostri ospiti qui in studio. Un altro prossimo turno molto interessante. Lupa Castelli Romani, Fidelis Andria, Catania Lecce, Acra, Sischia, Cosenza Catanzaro, Martina Franca, Monopoli, Messina Paganese, Casertana, Io e Sabbia, Foggia Matera e Benevento Melfi. Sì, questo è un posticipo del lunedì, Benevento che avrà la vita facile perché il Melfi non, non ha un grande rullino di marcia in casa e fuori casa e, poi soprattutto, conoscerà già i risultati delle altre, Cosenza-Catanzaro è da tripla anche se Cosenza credo che sia un attimino avvantaggiata perché arriva in un momento veramente eccezionale di forma e anche mentalmente stanno bene e poi c'è Foggia-Matera Catania-Lecce pure eh, sì, Catania-Lecce rischia il Lecce eh? Catania rischia perché Catania è una squadra eh, affatto morta, anzi deve, deve, si deve salvare quindi. e poi c'è Foggia-Matera ecco a qualcuno che ci diceva Domenica Casertano torna, torna a casa che non, non si è più capolista Io dico andate a giocare a Foggia Poi ci vediamo domenica sera e vediamo chi ha, chi ha vinto e chi ha perso <ride> Scorrendo Dobbino. un po' eh, il calendario no? Ho notato che eh, il Foggia eh, Insomma ha le partite più importanti Le ha in trasferta Il Foggia deve andare a Lice Deve venire a Caserta e si deve recare a Cosenza se guardiamo un po', insomma, poi Lecce, la Casertana, Bene... forse la Casertana col Benevento ha eh? un, calendario... ecco, un calendario più semplice perché le, 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 le cosiddette grandi o le squadre che stanno lì le, le ricevono in casa. Beh sì, anche se è relativo perché abbiamo visto con Lecce ti hanno messo sotto, anche con Lecce, a livello di gioco è stata… Formazione di, di Braia, superiore, ha fatto più possesso, sì, ha creato poche palle gol, anche questo è vero, però alla fine non, non l'hai battuta. Lasciamo perdere quello che è successo nel, dal 57 in poi, però la partita è finita in parità sulla carta, quindi non è che l'hai messa sotto. Il Benevento e il Catania li battemmo con, con, grande, eh, con grande merito. Eh, la partita col Benevento non arriva nell'immediato, quindi per quella data sicuramente avremo una situazione di classifica più dettagliata. Potrebbe essere o uno spareggio, stile eh, Juve-Napoli, Juve eh, oppure potrebbe essere una partita che non toglie e non mette perché sono due squadre che magari sono a distanza di 4-5 punti, e quindi una delle due si deve giocare la vita. Eh, certo è. Che se il foggia uscirà indenne da, da caserta benevento e da cosenza merita la b diciamo merita la b merita la b e al, al di là dell'arroganza dell del suo allenatore è una squadra che in questo momento ma per la verità da, da parecchio lo, lo dico sempre vista la prima giornata con la paganese a pagani a settembre faceva già all'epoca il tiki taka adesso mi sembra col Benevento, è una squadra che per oltre due minuti non ha perso palla, è una squadra che gioca a memoria e devo dire che domenica, io sabato sono andato a vedere eh, il Benevento, sabato sera, e ha fatto un'altra partita straordinaria. L'Andrea, una banda, però il Benevento, Benevento è risalito fortissimo, Benevento è pari una... del Lecce. Noi parliamo del Foggia per il gioco. Ma il Benevento ecco, vi, posso, che offre? vi posso garantire che chi ha visto la partita, i tifosi ovviamente del Benevento si sono divertiti. Ma gli estimatori del calcio giocato hanno fatto una grande partita. Cioè, L'Andria, veramente Zero 0 ma perché il tasso tecnico c'era la, la, la difficoltà, la, la differenza. Però onestamente, il Benevento ha fatto una grande cosa. E Ha preso quel giocatore, quello Lopez. Ha fatto una partita di una personalità estrema. Mi sembra che stava a Lecce, Lecce l'ha mandato. Sto giocatore, ma questo è un giocatore che era ovunque. Un giocatore veramente straordinario. E poi. Sia Mazzeo che Marotta si, si sono sacrificati per Caramuco Sisse, che ha fatto la doppietta, anche lì un giocatore rinato. Eh, quindi in questo momento Benevento e Foggia le vedo proprio a mille. Il Lecce, anche se non ha impressionato, rimane lì. E poi la Casertana, deve cioè dipende, dipende molto dalla Casertana. Deve fare, benzina. La, deve fare benzina. Se la Casertana. Organico alla mano sulla carta, Casetan non ha assolutamente nulla da invidiare alle altre, anzi, forse organico alla mano credo che sia anche superiore. però ha bisogno di un pizzico di fortuna, innanzitutto perché in alcune ecco. partite. Ecco, approvo, è vero. ecco, infatti, so che Pasquale <ride> ha un rimedio infallibile per infallibile questo momento però. della Casetan. <ride> la apposta, eccolo là. Giovedì regaleremo questo cornicello al Mister. Leggi la frase, però, Pasquale. regalato dal mio amico Ferrigno: Quando Mare and Best, ogni portuso è porto quindi speriamo che possa portare fortuna, questo mare in tempesta si possa un po' rassenerare e cerchiamo di andare avanti. Sì, perché in effetti eh, bisogna pigliarsi a tutto in, in questo periodo e io penso che il mister lo accetterà ben volentieri. Sì, e poi il cornicello eh. si regala. Quindi. Eh, esatto, quindi eh, penso che sia una cosa gradita, anche perché il mister è da, da buon ex calciatore, anche scaramantico, quindi ci vuole, ci vuole questo. Se la Casertana riuscirà a ritrovare quella amalgama io voglio anche vincere tutte le partite 1 a 0 e far schiattare in corpo i, i tifosi, va anche bene, però dobbiamo vincere. Tipo Quindi, Melfi. Tipo Melfi. Sì, tipo Melfi. Nel 94-95 la Casertana di Tobia vinceva così, faceva un gol, poi si metteva a 12 dietro la linea del pallone, anche Tobia difendeva, eh, però vinceva, vinceva così. E allora se per vincere i campionati devi giocare male e vincere, giochiamo male ma vinciamo. Perché alla fine conta il risultato. Eh, Nessuno si ricorderà... Di quello che hai fatto sull'ettangolo di gioco e parlo de, de, del tipo di gioco, ma si ricorda del risultato. La carta canta, si dice così, no? Alla e vai. fine sì. degli annali. Eh, chi è arrivato primo, chi è che ha vinto? Non è che c'è scritto ha giocato ha, però, bene, esatto. ma ha giocato male. Non c'è scritto chi è che <ride> <Sono> <ride> ha praticato il miglior calcio, ma chi ha vinto quel campionato. Bene Alessia. Sì, siamo giunti in chiusura, Raffaele, di questa puntata di Zona Rosso Blu. Ringraziamo come sempre i nostri ospiti Armando grazie, e Pasquale. Grazie a tutti. Buonasera, grazie. Ringraziamo anche i nostri sponsor. Ricordiamo la replica domani alle 15.00. Io ringrazio te, Raffaele. Grazie a te, Alessia. E attendiamo la partita della Casertana. Ricordiamo Casertana, Juve e Stabia. Alla prossima. Pizzeria La Loggetta. Ti accogliamo in un ambiente raffinato e moderno, con un'atmosfera ospitale e uno staff qualificato. Le nostre pizze creative e originali sono preparate nel tipico forno a legna, nel rispetto della tradizione, ma senza rinunciare all'innovazione. Assicuriamo alla nostra clientela la freschezza di tutti gli ingredienti. Le nostre pietanze sono pronte a stupirvi con la loro genuinità ed eleganza. Per i clienti casertani ci sarà prossimamente una gradita sorpresa. La loggetta. Grazie per averci preferito. Autoricambi Merola Paolo, 75 anni di storia, di competenza e professionalità. Dalla sede storica di Corso Trieste ci siamo trasferiti nel 2001 nella frazione di San Clemente di Caserta. L'autoricambi Merola Paolo vi propone le migliori marche per un'affidabile manutenzione della vostra auto. Vi offriamo assistenza e riparazione completa mediante le migliori officine meccaniche, e elettriche di carrozzeria. Ritiro e riconsegna della vostra auto gratuita e garantita al 100%. Siamo presenti sul mercato elettronico e gestiamo le forniture per piattaforme e denti. Autoricambi Merola Paolo, vi aspettiamo a San Clemente di Caserta di fronte alla Cava Moccia. Centro Carni La Scottona, produzione e vendita di carne dei migliori allevamenti italiani. La selezione e la scelta dei capi di allevamento nazionali è curata direttamente dal titolare Salvatore Acconcia, collaudatore e classificatore di bovini. Qualità e genuinità al centro Carni La Scottona. Il centro Carni La Scottona è attivo nel Casertano dal 1941 e vanta tre generazioni di maestri macellai. Professionalità, affidabilità, competenza, caratteristiche del centro Carni La Scottona, una lunga storia di qualità.